al mito del progresso ingenuamente ed essere vittime di quello che il filosofo francese Michelet ha definito il complesso di Orfeo. Voi sapete che Orfeo, come viene descritto da Ovidio nelle Metamorfosi, per trarre fuori dagli inferi l'amata Euridice non poteva mai voltarsi indietro verso di lei. Analogamente, oggi le sinistre non si voltano mai indietro perché sono convinte irremovibilmente che tutto ciò che appartiene al passato sia un cumulo di errori, di ingiustizie e di miserie, che dunque il passato debba essere integralmente cancellato. Ora, non bisogna nemmeno scadere nell'atteggiamento opposto, cioè celebrare il passato in quanto tale. Ci sono nel passato molte cose che meritano di essere superate e che per fortuna lo sono anche state, come ad esempio la servitù della gleba, i pregiudizi, le forme di razzismo, tutto questo è stato fecondamente, per fortuna, superato. Ma nel passato vi sono anche elementi che non debbono essere superati, ma che debbono essere conservati. La cultura classica, ad esempio, le tradizioni buone che hanno garantito, più umanità di quanta non ve ne sia oggi nel tempo della fine della tradizione, della post-traditional age, come l'ha definita Giddens. Ecco, per questo bisogna, a mio giudizio, provare a mettere in campo nuove categorie che non siano quelle di destra e di sinistra, né quelle di reazione e progresso. Perché poi possiamo dire che, sul piano spaziale abbiamo avuto nella modernità la dicotomia di destra e sinistra, che si è anche organizzata temporalmente, secondo la scansione, avanti e indietro. La sinistra era il partito del domani, la destra era il partito dello ieri, almeno così dopo la Rivoluzione francese. Sono due posizioni ugualmente vere ed ugualmente false, nel senso che è bene progredire, ma senza abbandonare in toto il passato, ed è altresì bene conservare il passato, ma senza smettere di progredire, superando ciò che del passato merita di essere superato. Per questo io propongo effettivamente l'idea di un superamento di queste categorie, a mio giudizio, logore e superate. Prima di concludere, io vorrei farti una domanda. I tuoi libri sono tradotti in tutto il mondo, tu sei una punta di diamante della cultura italiana, non solo della filosofia, della cultura. E come abbiamo detto prima, ti conoscono leggendo i tuoi libri, sì. Gran parte del tuo pensiero oggi è diffuso comunque sul web. Questa è la forma di comunicazione, no? Si aggancia al discorso che stavi appena facendo. Non tutto il passato è da buttare, non tutto il presente è sbagliato. Questa è la nuova forma di comunicazione, quindi tu ti rivolgi a un pubblico di, possiamo dire, circa mezzo milione di giovani sotto i 25 anni. Di persone che si affacciano alla vita, di cittadini che avranno poi tra pochi anni il compito, l'onere e l'onore di, l'onere e l'onore di o guidare o essere coloro che hanno il diritto e il dovere di scegliere da chi farsi guidare. Ecco, una domanda che sembra retorica, ma non lo è. Cosa, parlando a questo bacino d'utenza, no, circa, facendo i conti della serva, di mezzo milione di persone che seguono i tuoi canali, che seguono con interesse ciò che dici, ecco, seguono il tuo pensiero, si